Grazie. Intanto, grazie a Bitonci e a Zaia che vedo qua davanti, che sono due monumenti della Lega Nord, due punte di diamante. In particolare, Bitonci, hai espugnato una posizione difficilissima e io all'esterno, a livello istituzionale, e io credo che tra poco, spero, ne espugnerai una anche all'interno della Lega. È un augurio che ti faccio, perché credo che te lo meriti. Perché dal punto di vista programmatico io penso che c'è un segretario e la linea la deve gestire il segretario. Le critiche sono legittime ma devono essere all'interno e non a mezzo stampa, perché sennò diamo l'immagine di un partito diviso e noi non dobbiamo essere un partito diviso. Si fanno i suggerimenti a porte chiuse, non si va davanti ai giornalisti a dire sì ma io la penso cos'ha, no, io la penso come il segretario, poi a porte chiuse ci si tira anche i piatti in testa se necessario, ma all'interno la linea deve essere una e basta. Concludo subito dicendo che è una questione anche un pochino morale, io faccio parte di quel 43% di giovani disoccupati, vabbè, troverò lavoro, amen, però all'interno del partito di verde ci deve essere il cuore, non le mutande. Chi sbaglia di un euro, fuori. Basta, ho detto tutto.